Ci troviamo nell'ex refettorio del vecchio convento di San Paolo, poi trasformato negli anni successivi in carcere e oggi adibito ad uffici nella sua complessità. Questo spazio è rimasto al grezzo, come vedete, per tanti anni. Al di sopra di questo spazio c'è quella che è conosciuta come Sala della Musica, che è un ambiente di pari volume e di pari bellezza anche rispetto ai soffitti. Questo spazio è stato utilizzato saltuariamente negli anni per fare delle mostre, la Biennale Donna, ma in uno spazio appunto brutale non finito. Con i fondi del Sisma riqualificheremo i due claustri e lavoreremo soprattutto sulle coperture, come facciamo sempre quando dobbiamo mettere in sicurezza gli ambienti. Invece in questo spazio, che è stato offerto con le migliorie dell'impresa, perché questa era una gara economicamente più vantaggiosa, riusciremo a portarlo al finito e quindi a rifare la pavimentazione, i rivestimenti alle pareti e gli impianti, e quindi questo finalmente potrà diventare uno spazio per delle conferenze, potrà essere utilizzato per Sala della Musica, per mostre, quindi come spazio polifunzionale. L'amministrazione però ha deciso che dovendo avviare anche il cantiere di Palazzo dei Diamanti, dovendo trasferire il Museo del Risorgimento, che in ultima istanza dovrà andare a Casa della Patria, che sarà pronta però fra 3 anni, non prima, e quindi per limitare al minimo la chiusura del Museo del Risorgimento, l'amministrazione ha ipotizzato di trasferire temporaneamente in questo spazio il Museo del Risorgimento.